l'occasione, dirigo questa manifestazione da 24 anni, è un festival che è durato nel tempo per la mia testardaggine e la mia convinzione, così come la convinzione di tutti i musicisti che ho chiamato, per l'amore viscerale nei confronti della musica colta, la musica colta a 360 gradi naturalmente. Purtroppo viviamo in una nazione, questa sera una piccola polemica la voglio fare, perché ci sono fiere, fierette, feste di Sant'Andrea, ci sono feste dappertutto, che poi che cosa si deve festeggiare non lo sappiamo, tra l'altro. Ma l'intrattenimento estivo è una cosa, non è un evento. Quando lo chiamo un evento, ieri hanno chiamato evento un concerto di, insomma, una cantante di amici, una di queste tante che abbiamo la possibilità, anzi, la sciagura di ascoltarla per televisione in qualsiasi serata. L'evento, come il dizionario ci insegna, è qualcosa che succede raramente, no? Un evento, un fatto raro, un fatto strano, un fatto particolare, singolare. È questo l'evento, questo qui, stasera. Cioè, la musica da camera si chiama così perché anticamente non esisteva, molto anticamente, la corrente elettrica, ma un po' più avanti non c'erano sale da concerto dove, come questa sera, ci si riuniva nelle case degli artisti, e quindi nascevano questi tri, quartetti, e i musicisti scrivevano su commissione brani per essere suonati dove il pubblico abitualmente andava a sentire, e queste erano le serate musicali. Invece adesso c'è una confusione tale che tanto è l'evento del disc jockey, tanto è l'evento di ascoltare Mozart e Beethoven. E naturalmente chi ama Mozart e Beethoven ci rimette, perché è un peccato che molte persone non si avvicinano alla musica classica, che ha dato il parto a tutta la musica poi a seguire. Se non c'era Bach, come hanno scritto su internet, c'è una mia intervista pubblicata per fortuna da parte di molti giornalisti, se non c'era lui non c'erano i Beatles, non c'era neanche il Pooh, non c'era nessun musicista di oggi. Quindi non dobbiamo noi, gli altri naturalmente, tradire le nostre tradizioni e le nostre radici, così come anche l'opera lirica, che è nata in Italia con tutti i grandi musicisti, Verdi, Puccini, Donizetti, eccetera, viene sempre guardata di un po' come la musica pesante, la musica che i giovani dicono pallosa, ma invece è la musica. I cantanti lirici cantano senza microfono nelle arene, quindi c'è ancora tanto da imparare. E questa manifestazione è un tentativo riuscito, perché io insisto, per far continuare a vivere la musica con la M maiuscola, nonostante le restrizioni economiche, però noi andiamo avanti lo stesso, perché tutti i musicisti che io ho invitato hanno tutti risposto positivamente, perché ci unisce questa grande passione per la musica, perché il musicista studia ore e ore da solo in una stanza, non badando a Natale, alla Pasqua, alle vacanze, al mangiare a volte, e ha bisogno di serate come queste per mettersi in evidenza e per dimostrare il proprio essere e regalare anche le emozioni al pubblico, perché suonare in un concerto vuol dire offrire, è un atto d'amore verso di voi. Allora, questa sera abbiamo, come ho detto prima, una serata molto raffinata con la musica da camera. Ringrazio sempre Giancarlo Ranieri, un applauso enorme a questo ragazzo. Pensate che da anni e anni che lui registra questi concerti, ha creato il canale ormai Musicarte e sono tutti su YouTube, quindi se questa sera siamo
60 persone, domani possiamo essere 600, poi 6.000, poi 60.000, quindi stiamo nel web, quindi questa musica, l'interpretazione bellissima di queste musiciste giovani di questa sera verranno apprezzate sicuramente anche da parte degli stranieri che hanno la passione. Quindi ringrazio ancora Giancarlo che con grande veramente amore tu che dimostri verso la musica e anche grande cultura che tu hai per la musica. Allora, abbiamo questo concerto in due parti, cioè la prima parte con un duo di flauto e pianoforte e la seconda parte con violino e pianoforte. Ringrazio anche i signori del Modavi che stanno qui ad assistere a questi concerti dove sicuramente voi come forza di protezione civile qui non c'è sicuramente, diciamo, la baldoria o il rischio che c'è magari in una festa di piazza, no? O agli stadi o quando vengono le, diciamo, le pop star dove si assiste con un'altra veste, no? Quindi qui il pubblico viene ad ascoltare per arricchirsi dentro. Ci si sazia di cultura, ecco, qui in questa manifestazione. Grazie ancora. Allora, le musiciste questa sera sono Erika Finizio, flauto traverso, Leila Principuerra, flauto traverso e Paolo Del Duchetto al pianoforte. Illustro i brani della prima parte. Allora, ascolteremo di Ludwig van Beethoven, Allegro e Minuetto per due flauti, poi di Gabriel Fauré, La Pavane. Corpo al cuore questo brano. Poi di Monquet, Le Flaute de Pan, poi di Gobert, Divertiments Grec, questo non lo conosco, e poi di Doppler, Andante e Rondò. Chiamo in ordine i maestri. Erika Finizio al flauto. Leila Principuerra a flauto. Paolo Del Duchetto pianoforte. Vi auguro un buon ascolto e cortesemente, io lo dico, magari qualcuno se ne dimentica, no? Di spegnere i cellulari, più che altro per non far distrarre i musicisti e anche per la registrazione. Grazie. Thank you.
Thank you.
Luigi Guerra. Allora,